Buona la torta alle mele, eh? Ma avete mai provato quella alle fragole? Tagliamo le fragole a pezzettini che andranno nell'impasto. Levo le parti più esterne, le taglio prima in quattro e poi a cubetti. Un bravo chef deve sempre assaggiare, quindi una è per me. Quelle più belle invece ce le tagliamo a fettine, così le usiamo sopra per decorare. Adesso ce le teniamo da parte e passiamo all'impasto. Ho separato i tuorli dagli albumi e ora montiamo gli albumi a neve con l'aiuto delle fruste elettriche. Questa è la consistenza, così non dovrebbero smontarsi. Li teniamo un attimo da parte e adesso inserisco i tuorli in una ciotola più grande e li monto insieme allo zucchero. Praticamente hanno cambiato colore e lo zucchero si è un po' sciolto. Ora aggiungo lo yogurt e mescolo. Ora aggiungiamo la farina integrale, già setacciata, la farina di mandorle che con le fragole ci sta benissimo, ma potete usare anche quella di nocciole o di pistacchi se preferite. Il lievito, anche questo setacciato, e diamo un'altra frullata. E aggiungiamo gli albumi precedentemente montati, un po' per volta. Ora lo vedete un po' denso come impasto, ma con gli albumi si ammorbidirà. È un po' come l'impasto della torta caprese, però non c'è il cioccolato. Aggiungo l'altra parte degli albumi e mescolo ancora. Aggiungo anche le fragole, quelle tagliate a cubetti, e do un'altra mescolata. Io faccio così dal basso verso l'alto con la Marisa, così evito di smontare tutto l'impasto. Adesso prendo uno stampo che ho foderato con della carta da forno e verso l'impasto. Riprendiamo l'ingrediente principale, le nostre fragole, che parliamone, sono molto più belle delle mele anche esteticamente. Tagliate così a fettine, le mettiamo a cerchio intorno alla torta. Poi non bisogna essere per forza super precisi, l'importante è che sia buona. Adesso le lamelle di mandorle perché mi piace che si ricordino gli ingredienti che poi ci stanno effettivamente nella torta, la farina di mandorle appunto, e poi in forno diventeranno un po' croccantine. Adesso via in forno a 180 gradi per circa 30-35 minuti. La torta è pronta, manca solo un po' di zucchero a velo e poi la possiamo assaggiare. Non è solo profumatissima, è buonissima. Le fragole si sentono un sacco, ma anche le mandorle.